Una presentazione oggi a Trapani per un libro, quello di Giacomo Pilati, che racconta storie proprio di questa città. E poi è bello che a farlo siano delle associazioni. Sì, ci abbiamo tenuto tanto ad organizzare questo incontro, intanto per la valenza del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, che conosciamo tutti, e poi è stato bello anche organizzarlo insieme con la FIDAPA, proprio perché è bene che le associazioni collaborino, soprattutto quando hanno gli stessi intenti. Ecco, la FIDAPA, che è soprattutto un'associazione che raccoglie donne, e che è quella di Giacomo Pilati, che fra l'altro dal punto di vista letterario è una carriera che più volte ha scritto di donne, ha raccontato le donne siciliane, ha raccontato una triste storia di donne da cui poi è stato tratto un film, quindi un motivo in più per essere presenti oggi. Assolutamente sì, anche perché come scopo della nostra associazione è quella di mettere in evidenza le eccellenze del nostro territorio. Giacomo Pilati mi sembra che proprio lo sia, esalta nei suoi racconti la forza delle donne che determina un po' tutte le donne. Giacomo, è quasi un tour la presentazione di questo tuo volume, un volume che ha avuto molto successo, ma soprattutto che fa fare un salto indietro. Sembrerebbe quasi un pozzo di San Patrizio da cui tiri fuori tutta una serie di storie che sono della tua infanzia, ma che appartengono a questa città e appartengono a tutti noi. È vero, la sorpresa di questo tour di presentazione è che in ogni appuntamento c'è una grande condivisione di queste emozioni che appartengono alla mia generazione, ma che sono comuni, diciamo, a tutti quelli che sono nati prima degli anni Ottanta, insomma, ecco. Ma anche i ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori si stupiscono di queste emozioni, perché ascoltare il cuore che batte per la scoperta del telefono, dell'ascensore o della televisore a colori è veramente anni luce distante dalle emozioni che può dare uno smartphone o una televisione smart. Spiegare oggi ai ragazzi cos'era il duplex che tu narri in una delle tue storie credo che sia veramente importante per loro, per capire un po' come si è evoluta la tecnologia in questi anni. Ma soprattutto è importante per capire come la noia e l'attesa siano stati degli elementi fondamentali per nutrire la curiosità, che poi è la molla per scoprire il mondo.